I vaccini non provocano l'autismo. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale così so di stare facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram. Ok, ora sul serio. Si tratta comunque di un canale scientifico e, come tale, qualsiasi asserzione deve essere giustificata e soprattutto dimostrata. Quindi cercherò un approccio il più imparziale possibile sulla terribile domanda: i vaccini fanno venire l'autismo? Per prima cosa procediamo con ordine. Cosa è di preciso l'autismo? Secondo il DSM, acronimo inglese di Manuale Diagnostico e Statistico, adesso è arrivato alla sua quinta revisione, l'autismo è tutto questo. Detto in maniera più rapida, tanto per cominciare, non esiste l'autismo, ma i disturbi dello spettro autistico, un gruppo eterogeneo di alterazioni psicomotorie più o meno evidenti, accomunate da una difficoltà nello stabilire e mantenere i rapporti sociali, insieme al bisogno di routine ben stabilite e a volte ossessione per delle attività ben specifiche. Tutti questi disturbi poi vengono classificati in base alla gravità con dei livelli, che vanno dal livello 1, in cui la necessità di supporto è minima ed il soggetto può condurre una vita tutto sommato normale, fino al livello 3, in cui il deficit è talmente marcato che il soggetto in questione ha persino difficoltà ad esprimersi correttamente, richiedendo assistenza continua. Si intuisce quindi come l'autismo in realtà abbracci un'enorme serie di condizioni, che vanno dalla concezione classica, molto superficiale, di ragazzo autistico, quello che per intenderci sta seduto rannicchiato in un angolo ondeggiando avanti e indietro ed è ossessionato dalle cose più strane, fino ad arrivare al classico compagno di scuola che, tutto sommato, va anche bene e non è particolarmente fuori dal coro, però per qualche motivo sembra strano, sta sempre solo, non riesce a farsi nuovi amici e così via. Ora, il termine autismo è stato usato a scopo diagnostico per la prima volta nel 1943 dal dottor Leo Kanner, cosa che ha portato a riclassificare molti casi di schizofrenia come appunto autismo. E i vaccini sono in giro da molto di più, considerato che il primo è stato inventato nel 1796 e da lì si sono susseguiti in gran numero. Quindi perché si è arrivati solo recentemente ad associare vaccini ed autismo? In realtà è possibile rintracciare questa teoria ad un momento ben preciso, il 28 febbraio 1998. In quella data, l'oggi radiato dottor Wakefield pubblicò su The Lancet, una delle maggiori riviste scientifiche in ambito medico, uno studio su cui investigò possibili cause e connessione fisiopatologica tra iperplasia linfonodulare, enterocolite aspecifiche e disturbi dello sviluppo, in cui ricade l'autismo in soggetti di età pediatrica. Tra le varie conclusioni a cui è arrivato, una spicca in particolare, ovvero che vi fosse una possibile correlazione tra la vaccinazione, nello specifico il vaccino MRP contro morbillo, parotite e rosolia, e l'insorgenza dell'autismo, in quanto tali sintomi sono apparsi poco dopo la somministrazione di tale vaccino e sembrava inoltre correlarsi ad una malattia infiammatoria intestinale non ben definita. Come ci si è potuto aspettare, lo studio ha suscitato molto, molto scalpore, ricevendo oltre 3.000 citazioni e creando un impatto mediatico così imponente che nel Regno Unito, negli anni successivi, si è avuto un sensibile calo delle vaccinazioni, che è stato accompagnato da un incremento dei casi di morbillo, ma ne parleremo un'altra volta. 6 anni dopo, nel 2004, successe però una cosa quantomeno bizzarra. Dei 13 dottori originariamente partecipanti allo studio, 10 pubblicarono una formale ritrattazione dell'articolo, in cui sostenevano che nessun nesso causale tra MPR ed autismo poteva essere stabilito per insufficienza dei dati. Una conclusione decisamente più in linea con studi epidemiologici successivi, che, usando campioni molto più ampi, nell'ordine delle centinaia di individui contro i 12 studiati da Wakefield, non trovarono nessuna associazione tra il vaccino MPR e l'insorgenza di disturbi dello spettro autistico. Senza contare la frequente critica secondo cui una correlazione temporale tra le due condizioni, autismo e vaccino, è praticamente obbligatoria, visto che il vaccino viene somministrato alla stessa età in cui generalmente viene fatta diagnosi. Questa però è solo la punta dell'iceberg. Per chi non lo sapesse, quando si pubblica un articolo scientifico, viene richiesto di dichiarare potenziali conflitti di interessi. Si tratta di condizioni che potrebbero mettere in discussione l'integrità della ricerca, poiché magari essa sta venendo perseguita con un obiettivo ben preciso alla base. Ad esempio, uno studio sulla correlazione tra fumo di sigaretta e cancro, sponsorizzato dalla Marlboro, è un potenziale conflitto di interesse. Ecco, per eseguire questa ricerca, Wakefield venne incentivato da Richard Barr, noto avvocato che all'epoca seguiva diverse cause contro aziende farmaceutiche. Il movente di queste cause? Potenziali danni da vaccino, nello specifico l'MPR. Stando alle dichiarazioni, 2 anni prima della pubblicazione dello studio, Wakefield fu contattato in maniera confidenziale con lo scopo, dietro compenso monetario, di sviluppare una ricerca che fungesse da punta di diamante per una nuova causa contro queste aziende farmaceutiche,
e quando venne il momento di richiedere fondi ufficiali, Wakefield chiese di voler investigare le cause di una confermata condizione che associasse malattie infiammatorie intestinali e disturbi dello spettro autistico. Condizione che venne scoperta casualmente dagli stesso 2 anni dopo. Tutto questo è stato scoperto durante una delle investigazioni mediche più grandi della storia, portate avanti dal General Medical Council. Tutta la storia è assolutamente affascinante e ci si potrebbe dedicare tranquillamente un intero documentario di diverse ore. Per cui, per farla breve, venne confermato anche che i 12 casi esposti da Wakefield non furono frutto di selezione casuale, ma vennero scelti accuratamente in quanto i più significativi. Le biopsie intestinali usate per confermare questa misteriosa colite, alla prima valutazione indipendente da parte dell'ospedale di riferimento, risultavano essere per la maggioranza ai limiti del normale, ma dopo una successiva rivalutazione divennero improvvisamente francamente patologici. Ed infine, molti dei bambini non presentavano i criteri clinici necessari per la richiesta di una biopsia, rendendo tale esame non etico in quanto non necessario secondo le linee guida. Tutto questo culminò nel 2010 con la retrazione completa dell'articolo, un evento assolutamente eccezionale e da alcuni definito il bacio della morte accademica. Per avere un'idea di quanto sia grave, considerate che una rivista rinomata come il New England Journal of Medicine contiene oltre 150.000 articoli, risalenti fino al 1812. E di questi, in tutta la storia, solo 23 sono stati retratti. Ok, può sembrare che il mio obiettivo sia quello di blastare Wakefield, ed ammetto, un pochino è così. Però il fatto che la sua ricerca sia stata assolutamente fraudolenta è innegabile. Ma ciò nonostante, viene ancora portato come esempio incontrovertibile del fatto che i vaccini debbano causare necessariamente autismo. E come prova finale, viene sempre fatto notare come il tasso di autismo sia passato da 1 su 10.000 nel 1970 a quasi 1 su 36 nel 2018. E coincidentalmente, si è passati da 24 vaccini diversi nel 1983 a ben 70, sempre numero sparato a caso ma che tratteremo un'altra volta, del 2016. La correlazione è innegabile, certo. Ma lo è anche quella con le vendite di cibi organici, o la popolarità di Jenny McCarthy, o la stretta correlazione tra i film in cui appare Nicolas Cage ed il numero di morti in piscina ogni anno. Questo rappresenta uno dei principali passi falsi in statistica, ovvero che se due eventi hanno un andamento simile, devono essere necessariamente correlati. Niente di più sbagliato. Correlazione non implica causalità. E ci sono una miriade di motivi diversi per cui il trend possa essere simile. Nel caso dell'autismo, questo è da ricondurre principalmente a due fattori. Il primo è l'ampliamento della diagnosi. Nella prima edizione del DSM, risalente al 1952, l'autismo era sostanzialmente definito come schizofrenia del bambino, concezione che l'ha praticamente esclusa da qualsiasi profilo diagnostico. È stata modificata nel DSM-2 del 68, aggiungendo come possibile ulteriore criterio il ritardo mentale, ma veniva comunque considerata schizofrenia. Fu solo con il DSM-3 del 1980 che l'autismo venne per la prima volta considerato come patologia a sé stante e, contestualmente, guardando tutti i grafici usati per dimostrare la crescita esponenziale dell'autismo, questa inizia proprio intorno al 1980, dopo il quale la definizione di autismo si è sempre più ampliata, per cui soggetti che fino agli anni 90 non erano definibili come autistici, nel 1994, con la revisione quarta del DSM, lo sono tecnicamente diventati. Tanto che uno studio danese che ha incluso oltre 2 milioni di individui ha dimostrato come l'apparente incremento del tasso di autismo non è causato dal fatto che stanno nascendo sempre più bambini autistici, quanto piuttosto alle nuove diagnosi in soggetti oramai adulti, e che quindi erano autistici già negli anni 80 o 90. Molto spesso si cerca di guardare direttamente il fenomeno di interesse e osservare come cambi in relazione ad un altro fattore, ma come abbiamo appena visto, questo può generare molta confusione. Per cui una valida alternativa è invece quella di osservarlo dall'alto, cioè verificare in che modo le condizioni di nostro interesse variano globalmente. Seguitemi col ragionamento. Se prendiamo in considerazione tutte le diagnosi di ritardo mentale e schizofrenia, che, se vi ricordate, erano in origine le due definizioni di autismo, il tasso di incidenza nella popolazione statunitense è stabilmente di circa il 4%. Se effettivamente ci fossero così tanti nuovi casi di autismo dovuti ai vaccini, ci aspetteremmo che il tasso di schizofrenia e ritardo mentale rimangano grosso modo costanti, mentre quelli di autismo aumentino, portando ad una maggiore incidenza totale di questi disturbi neuropsicomotori. Ed è così? Se guardiamo il loro trend negli anni, si osserva che l'incidenza di schizofrenia e ritardo mentale si sono ridotte contestualmente all'incremento dei casi di autismo, e se sommiamo le loro incidenze, si sono mantenute stabili intorno al 4%. Detto in soldoni, è vero che le diagnosi di autismo sono aumentate, ma non sono apparse dal nulla. Si tratta semplicemente di tutti quegli ampi disturbi psichiatrici che adesso trovano una categorizzazione molto più precisa.
Un altro modo con cui si potrebbe verificare la presenza di una qualche correlazione è l'associazione inversa. Se io mi aspetto che l'azione X sia causa diretta dell'evento Y, posso predire che rimuovendo X anche Y debba scomparire. Facciamo un viaggio in Giappone. Nel 1989 il governo giapponese introdusse un nuovo vaccino MPR mandatorio per la popolazione. Negli anni a venire, però, si osservò come l'incidenza di reazioni avverse legate a questo vaccino fosse decisamente più alta, fino a 1 su 900. A detta del Dipartimento della Salute britannico, ciò fu dovuto all'uso in quello specifico vaccino di un particolare ceppo di virus della parotite, che nel Regno Unito era stato discontinuato a causa di problemi legati alla sicurezza. Il risultato finale fu che su 1,8 milioni di bambini vaccinati nei 4 anni a venire, vi furono 3 casi sospettati di decesso ed 8 di handicap permanenti. Un numero che potrebbe non sembrare preoccupante, ma che fu comunque bastevole al governo giapponese a rimuovere nel 1993 l'obbligo per quella specifica vaccinazione, con conseguente calo della copertura vaccinale. Quindi, se effettivamente il vaccino MPR fosse in grado di provocare l'autismo, la sua incidenza sarebbe dovuta calare contestualmente alla copertura, specialmente visto che, fino a quel momento, il trend di crescita era perfettamente in linea con quello degli altri paesi sviluppati, dove l'MPR era ancora obbligatorio. Ebbene, nel decennio successivo l'incidenza dell'autismo ha continuato a crescere allo stesso ritmo, dimostrando l'assenza di correlazione con l'MPR. E non solo. Ulteriori studi non sono stati comunque capaci di trovare una correlazione diretta tra vaccinazione ed insorgenza di autismo. Lo studio HEVID, condotto sulla quasi totalità della popolazione danese, che ha studiato centinaia di migliaia di bambini nati dal 99 al 2013 e che nella sua coorte ha persino incluso oltre 2000 bambini completamente non vaccinati, ha osservato come il vaccino MPR non sia in alcun modo correlato all'insorgenza dell'autismo. Ed in aggiunta a questo, una seconda meta-analisi del 2014, che incluse 10 studi condotti in diverse parti del mondo per un totale di oltre 1.200.000 bambini, non ha trovato nessuna associazione tra status vaccinale ed insorgenza dell'autismo. Ma allora, cosa provoca l'autismo? Detto nella maniera più superficiale possibile, l'autismo viene quando c'è troppo cervello. Vediamo di capire cosa significa. La maggior parte delle diagnosi di autismo avvengono a circa 4 anni di età, anche se sarebbe teoricamente possibile farle a partire dai 2 anni e in alcuni casi addirittura a partire da 18 mesi. Questo porta molti a pensare che sia qualcosa che succede in questo lasso di tempo ad indurre tale permanente alterazione psicomotoria. In realtà, la storia naturale dell'autismo risale a molto prima, durante la vita intrauterina. Il sistema nervoso umano comincia ad assumere un'identità propria intorno alla 23ª settimana di gestazione, periodo nella quale si è avuto una sufficiente maturazione delle sinapsi tale da garantire un'attività cerebrale coordinata. Da questo momento in poi, il sistema nervoso cresce e si sviluppa in maniera esponenziale, in un processo finemente regolato da un eterogeneo gruppo di geni, che promuovono la crescita e lo sviluppo dei neuroni. Se questo processo non viene regolato correttamente, si ha uno sviluppo anomalo ed eccessivo della materia grigia, al punto da determinare un incremento delle dimensioni del cranio. Tanto che un recente studio ha dimostrato che soggetti diagnosticati con disturbi dello spettro autistico, durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza, presentavano in maniera consistente una circonferenza cranica intrauterina aumentata. Ma non finisce qui. Al momento della nascita è stimato che il cervello di un neonato possieda circa 50 trilioni, ovvero migliaia di miliardi di sinapsi, un numero che è anche solo difficile da concepire. La maggior parte di queste sinapsi, però, è perfettamente inutile e non rappresenta altro che una traccia, un'impalcatura sulla quale poi verranno selezionate quelle sinapsi effettivamente utili. Pensate ad esempio ad una statua. Il blocco di marmo di partenza è il cervello del neonato, da cui poi Michelangelo tirerà fuori un cervello formato. Questo processo di potatura neuronale vede protagonista la glia, ovvero l'insieme di tutte le cellule di supporto al sistema nervoso, che induce l'apoptosi di neurone dopo neurone al fine di raffinare e selezionare le sinapsi, in un processo che è massimale durante il primo anno di vita e che continua fino all'adolescenza. E se quel giorno Michelangelo decidesse di prendersi una pausa? Ecco, nei bambini autistici è stato osservato che la potatura neuronale è difettosa, risultando nella permanenza di tutta una serie di sinapsi accessorie che intasano i circuiti neuronali e ne limitano la plasticità. E l'alterata funzionalità del sistema nervoso che ne deriva risulta nell'autismo come lo conosciamo. E cosa regola questa potatura? Gli stessi geni di prima. Quindi, e si tratta di una conclusione che per molti è difficile accettare, l'autismo è un disordine dello sviluppo neuronale per la maggior parte di natura genetica ed ereditaria.
Per essere chiari, non si tratta di una cosa semplice e lineare come l'anemia falciforme, in cui abbiamo una mutazione precisa di un gene preciso che porta ad una singola malattia ben specifica. Ma vi sono diverse centinaia di gene coinvolti in misura variabile nei processi di generazione sinaptica e potatura, e di questi siamo riusciti a identificarne con certezza solo parte. Geni che regolano il metabolismo cellulare, che promuovono la trascrizione di mRNA, che variano la sensibilità ai neurotrasmettitori, l'organizzazione della cromatina, il passaggio trasmembrana di ioni che, a seconda della variante presa in considerazione, alterano più o meno il neurosviluppo. E abbiamo solo iniziato a scavare in questo ambito. Questo però spiega tantissime cose, incluso il fatto che gemelli omozigoti hanno un'elevata probabilità di essere diagnosticati entrambi con autismo, che genitori affetti da autismo tendono a loro volta ad avere figli autistici e così via. Uno studio del 2017 ha studiato un gruppo composto da diverse centinaia di migliaia di parenti di secondo grado, nella forma di fratelli, gemelli omo ed eterozigoti, fratellastri, eccetera, di cui circa 15.000 affetti da autismo. Ha determinato come il grado di ereditarietà dell'autismo, ovvero in quale percentuale dei casi questo è legato alla trasmissione dei geni, di ben l'83%. Dimostrando come qualsiasi effetto ambientale o influenza esterna incida in maniera ridotta sull'autismo. Ancora di più se si considera che uno studio ancora più recente del 2019, che ha analizzato 457 famiglie diverse alla ricerca di nuovi geni correlati con l'autismo, ha evidenziato come un numero sorprendentemente elevato di soggetti presenti mutazioni de novo dei geni coinvolti, ovvero alterazioni degli stessi apparse per la prima volta in quello specifico soggetto. E questo implica che, sebbene l'ereditarietà dimostrata sia dell'83%, l'effettivo ruolo della genetica sia ben più marcato. Con tutto questo pappello di ricerche, studi ed analisi, quindi mi sento di ribadire: i vaccini non provocano l'autismo. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, così so di stare facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram, e se vi piacciono i nostri design potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!